più forte l'associazione mafiosa, più è in grado di raggiungere livelli elevati della politica, del mondo delle istituzioni. E con grande franchezza ha fatto riferimento, senza fare i nomi, ma facendo i nomi, a dei casi. Ne aggiungerei un altro, che è quello del più importante politico del dopoguerra, Andreotti. Andreotti è stato ritenuto dalla giustizia italiana, con tutti i limiti, ovviamente positivo e negativo che ha, è stato ritenuto un partecipe dell'associazione mafiosa fino alla primavera del 1980. Cioè Andreotti è stato ritenuto membro di Cosa Nostra. Non so se in questo qualcuno, diciamo, non è così diffusa questa percezione, questa consapevolezza. Così come lei ha fatto un altro riferimento, il più importante politico, io dico, diciamo, con grande rispetto, perché si tratta di una persona detenuta, e quindi una persona che va rispettata, ma il più grande, più importante politico della cosiddetta Seconda Repubblica, attualmente detenuto, è stato condannato per questi rapporti, ma anche qui si sa che tipo di rapporti esattamente, perché questo politico, che è stato anche poi nei gangli nevralgici del Ministero dell'Interno, quindi forze di polizia, contatti con i vertici di forze di polizia, possibilità di interferire, di dire la prefetti, questo nel 1992, poco dopo che Borsellino era saltato in aria, e lui Falcone ha ceduto a Totò Riina un terreno con l'intermediazione di Matteo Messina Denaro, ha ricevuto dei soldi e li ha restituiti. Ora, lei è un politico di lungo corso, ex collega in parte, una persona che ha questo tipo, ha intrattenuto questo tipo di relazione, è una persona di assoluta fiducia, una persona che perde la sua autonomia, specie intorno al discorso di prima, se si considera il livello della criminalità organizzata di quel periodo, livello che fino a un anno fa abbiamo visto essere ancora in giro, uno di quei rappresentanti, livello di astuzia, di malvagità, di capacità di leggere i rapporti di potere, i rapporti di forza, di leggere le persone.